cast brillantemente europeo. E ci sono anche degli italiani. Reverendo! Abbiamo un cameo inevitabile, di cui sono stata molto felice, di Django, del nostro Django originario, che è Franco Nero. Dio vi sta avvertendo. Meglio ascoltarlo. Ci sono delle presenze italiane molto belle. Ciao, io mi chiamo Oscar Bonet, che è un personaggio che viene dalla Louisiana, dovrebbe essere, diciamo, una sorta di gentiluomo del sud degli Stati Uniti. Ha preso questa trivella per il petrolio insieme a Walter, che è il suo migliore amico, per cercare di diventare ricco, come hanno fatto in molti in quel periodo. Grazie a lui se sono sopravvissuto dopo la guerra. È lo stesso per me. Walter è il fratello che non ho mai avuto. Io interpreto il capitano Parisi, capitano dell'esercito confederato. Incontra il protagonista, Django, nei flashback durante la guerra. E succedono un po' di cose. Scappo. Ecco quello che faccio, scappo via. Mai visto un uomo correre verso la guerra. Di solito vanno nell'altro senso. Interpreto Rosario. È un uomo che appartiene a uno dei primi flussi migratori dall'Italia del Sud al nuovo continente, all'America. E questo è Rosario, arrivato direttamente dalla Sicilia. Il western si porta dietro un'epica, una narrazione epica. È l'inizio di qualcosa, è l'inizio di un paese che poi ha fatto la storia recente. Sono venuto per i tuoi ostaggi! Possiamo ucciderlo comunque. Aspettiamo un po'. È il sogno di una vita, perché io mi sono allenato da quando avevo 5 anni a fare questa parte, praticamente. Così come sono vestito nel film, io sono 55 anni che sono vestito dentro di me. Ciao! Per me è davvero un sogno che si realizza. Vieni, Manuel, per favore, che ci siamo! Il western ricorda tutti quanti quando eravamo piccoli. Penso che questo western qui abbia poi delle connotazioni molto contemporanee e credo che sia un mix straordinario davvero.